Un'altra perla del mercato cinese è se non scopriamo niente di particolare, diciamo un po' alla Wirecard oppure alla Luckin Coffee, ci troviamo sicuramente di fronte a qualcosa di molto, ma molto particolare, con delle ottime prospettive secondo me. Oggi appunto volevo andare a fare un'analisi di un titolo di Huya, azienda caduta per caso in uno dei miei portafogli, così praticamente passava di là e c'è finita dentro. Il caso, vabbè. Comunque oggi volevo parlarne e darti qualche dato e anche le mie impressioni in merito, che come puoi capire sono buone visto che ci ho messo qualche soldino. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale che si chiama come sempre Io Risparmio, non cambia mai, boh, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria e ogni tanto, ma giusto ogni tanto, anche qualcosina di un po' più pratico. Come in questo video, dove cerco di portarti a conoscenza delle mie impressioni relativamente a un titolo, e come dicevo prima, in particolare questo qui, Huya, in cui appunto sono andato a investirci qualcosa. Ti ricordo che puoi anche seguirmi sul mio blog, che è www.risparmioinvesto.com, dove tra l'altro lunedì è uscita la mia analisi sul titolo, su un altro titolo che ho in portafoglio, che ho portato a breve. Ma che non ti dico quale, non mi piace rovinare le sorprese, niente, sai, un po' di suspense ci vuole. Dacci un occhio comunque. Bene, adesso andiamo a spostarci al PC dove possiamo fare qualche altra chiacchierata con dei numeri relativi a Huya e poi ovviamente ci vediamo in chiusura per le ultime considerazioni. Benissimo, eccoci sulla pagina di Huya e cerchiamo di capire prima di tutto di cosa si occupa Huya, perché voglio investire, anzi perché ho messo qualche soldino in questa azienda. Lo andiamo subito a vedere andando appunto al computer e cercando di capire cosa la identifica, cosa la differenzia dagli altri competitor. Prima di tutto, la piattaforma di Huya si può definire come un po' un competitor, anche se non è sviluppato nei paesi occidentali, della piattaforma Viola, quella che molti dicono essere innominabile su YouTube, ma ci siamo capiti, quelli in cui i gamers fanno il loro streaming. Andiamo subito a vedere appunto sulla pagina dell'Investor Relation. Di cosa si occupa appunto Huya? È una leading game live streaming platform in China, per cui è appunto un leader di mercato per quanto riguarda lo streaming del gaming live, però con una ottima parte parte interattiva, cioè i gamer che stanno lì sono in grado di appunto relazionarsi con chi li segue, e questo ovviamente succede anche sulla piattaforma Viola, innominabile. Se andiamo a vedere per esempio su MS Money una definizione un po' più particolare, un po' più precisa, oltre a parlare appunto di questa parte del gaming molto interattivo, si va anche a parlare del fatto che Huya non si occupa solo di questo settore, ma fa anche degli show che non c'entrano niente con il gaming, che sono solitamente live, e per cui fa dell'intrattenimento live per chi appunto è registrato alla piattaforma. Per cui ci sono diverse fonti di introiti rispetto appunto alla piattaforma Viola, che a quanto pare, a quanto ho capito, fa solo streaming live, e in questo caso la maggior parte di gaming, anche se molti YouTuber si stanno spostando lì per ampliare un pochettino l'offerta per i propri subscriber, e anche perché si pensa che YouTube potrebbe essere a rischio di demonetizzare qualcosa. Vabbè, comunque, in linea di massima, oltre a queste due attività, Huya fa anche delle application per i telefonini cellulari, si può anche accedere tramite il website Huya, e poi fa anche dei personal computer client. Fa anche il development, per cui cerca di sviluppare dei giochi che sono identificativi solo per il mercato mobile, per cui per i telefonini cellulari. Qui diciamo ha una tipologia di mercato che è abbastanza ampia, che le permette appunto di attaccare il mercato cinese sotto diversi punti di vista, non solo sulla piattaforma di streaming gaming, come potrebbe essere appunto quella Viola, che non ripeto. Andiamo a vedere, per cui, su Simply Wall Street, andiamo a dare una piccola guardatina a questa azienda. Prima di tutto, il grafico a fiocco di neve, Snowflake, mi piace, Snowflake, ci indica che è un'azienda che ha avuto degli ottimi risultati passati, che è prevista avere anche degli ottimi risultati futuri e che ha un'ottima salute finanziaria. Diciamo non distribuisce dividendi, questo si capisce, ma andiamo subito a vedere, diciamo, Huya, quali altri parametri interessanti ha. Prima di tutto andiamo a vedere il prezzo. Prezzo che da quando è stata quotata ha avuto un movimento piuttosto laterale,
è partita solo a maggio 2018, ha avuto il picco dopo l'IPO e poi insomma è andata a lateralizzare fra i 16, forse i 15 anche i 24. Però se andiamo a guardare l'ultimo anno, dopo diciamo purtroppo la caduta che ha avuto qui, ha ricominciato a fare una fase di salita, una fase appunto verso l'alto. Per quanto riguarda i ritorni di mercato, quest'ultimo anno ha dato l'11,9% ed ha una volatilità che è in linea con la media di mercato del settore, per cui niente di particolarmente preoccupante, in linea con tutto il resto del settore. Per quanto riguarda la valutazione, sempre secondo, e qua ripeto sempre, prendere i dati con le pinze, i dati di Simply Wall Street, questa azienda è parzialmente sottovalutata, un 20,3% rispetto al prezzo che dovrebbe avere. E andiamo a capire anche quali sono le tematiche che vanno a definire questa sottovalutazione, prima di tutto la futura crescita per quanto riguarda gli earnings ed il fatturato. Se infatti andiamo a vedere il fatturato, al momento siamo attorno ai 8 miliardi di yuan cinesi, nel 2023 si aspettano 11, per cui un incremento piuttosto interessante, e per quanto riguarda gli earnings invece, in maniera molto più lenta, ma comunque sono in salita. Se andiamo a vedere il free cash flow, invece, anche questo è molto stabile, non cresce tantissimo, e il cash flow from operation, anche questo si mantiene in maniera stabile. Andiamo a vedere altri dati interessanti. La crescita futura che stimano gli analisti, sia dal punto di vista del revenue che dal punto di vista degli earnings. L'azienda, per cui nel prossimo anno è prevista avere una crescita degli earnings del 33,7%, contro un 44,6% dell'industria di riferimento e un 23,8% del mercato generalmente. Però quando si va a parlare di revenue, per cui di fatturato, andiamo a vedere che l'azienda ha un 17,3% di crescita prevista dagli analisti, contro un 14,3% dell'industria di riferimento e un 9,6% del mercato generale, per cui dovrebbe crescere quasi il doppio del mercato generale e comunque più del proprio mercato di riferimento. Andiamo a vedere un attimino quello che è la parte che sempre mi interessa per quanto riguarda le aziende, e cioè i debiti comparati alle liabilities, scusate, i debiti comparati agli asset. Come si può vedere, gli asset a brevissimo termine praticamente non fanno neanche annusare i debiti, e si può vedere anche da questo punto di vista come praticamente il debito è inesistente, è zero, non viene proprio riportato zero qui. E se andiamo a vedere anche il cash che è nelle mani dell'azienda, è praticamente quasi tutto cash. Cioè, la liquidità, se poi andiamo a vedere il balance sheet, andiamo a vedere che ci sono quasi 10 miliardi e 7 di yuan cinesi di cash, liquidità. È una cosa molto interessante, questo vuol dire che l'azienda ha delle possibilità economiche di poter andare a investire in nuovi prodotti, di poter andare a investire in nuove tecnologie per sviluppare meglio il proprio servizio. Una cosa che mi interessa tantissimo. Come dicevo prima, l'azienda non distribuisce dividendo, perché tutto quello che guadagna, e in più tutto quel cash flow che abbiamo visto prima, può andare ad essere reinvestito all'interno dei progetti dell'azienda. Per quanto riguarda il management, andiamo subito a vedere che è un management che sta lì da poco tempo, 3,6 anni, quindi abbastanza giovane alla guida dell'azienda, e il proprio amministratore delegato, Long Jin Dong, è da 4 anni circa. Poi, tra l'altro, è anche un management abbastanza giovane con un'età media di 43 anni, per cui diciamo il giusto management per la giusta azienda guarda un mercato giovane, per cui il management è giovane. Se andiamo a vedere anche invece il board members, il consiglio di amministrazione, è da pochissimo tempo, da soli 3 mesi lì in media, e anche qui 43 anni di media. Se andiamo a vedere invece la duazione del mercato, diciamo gli individual insider hanno il 4%, le istituzioni quasi il 31% e il public company il 65,3%. E se andiamo a vedere, e questo è il fattore interessante, il maggiore azionista di Huya è Tencent, che ha quasi il 37% di proprietà dell'azienda, più un altro quasi 31% di Joy Incorporated, e poi via via tutte le altre. La cosa che mi interessa in questa azienda è il fatto che la Renaissance Technology Corporation è anche qui presente, per cui anche aziende nel settore delle tecnologie vanno a investire nell'azienda, oltre a Tencent, ovviamente, che abbiamo visto prima, è il maggiore azionista. Poi ci sono anche investimenti da parte dei fondi, abbiamo il VanEck,
abbiamo, che tra l'altro VanEck è anche quell'emittente che ha il famoso fondo sull'e-gaming, per cui mi sembra anche un passo logico questo. E poi c'è anche JP Morgan. Se andiamo a vedere invece, l'azienda è stata fondata nel 2014, per cui un'azienda giovanissima, che si è quotata poi da pochissimo, per cui ovviamente ci sono tutte le prospettive di crescita futuro con queste premesse ovviamente di tanta liquidità, tanti asset e pochi, quasi nulli, i debiti. Ha una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di dollari circa e 222 milioni di azioni flottanti. Ma se andiamo a vedere anche la parte dei dipendenti, che è una parte che mi interessa sempre di solito, vediamo che nel 2017 aveva circa 708 dipendenti, ma adesso siamo a 1.009, cioè da 708 a 1.009 sono 2 volte, quasi e mezzo, quelli che aveva 3 anni fa. Ovviamente è un'azienda cinese, però è quotata sul mercato americano, al Nasdaq. Per cui andiamo a vedere invece adesso alcuni dati finanziari. Siamo sul sito di investing, come si può vedere, andiamo subito a vedere i dati finanziari. Prima di tutto partiamo dal fatturato, che dai 796 milioni del 2016 è passato a quasi 9 miliardi fine 2019, per cui in 3 anni praticamente è quasi decuplicato il fatturato. Per quanto riguarda invece il profitto, siamo passati da un anno in perdita nel 2016, meno 297 milioni, a un anno in forte crescita nel 2017 con un profitto lordo di 254 milioni, per arrivare quasi a 1,5 miliardi di profitto lordo nel 2019, fine 2019, per cui un'azienda che sta crescendo tantissimo. Come dicevamo prima, il debito rispetto agli asset totali è praticamente inesistente, non si può praticamente neanche considerare. La cosa viene anche più semplice da vedere se andiamo su MS Money e andiamo a vedere appunto l'income statement visto su grafico. E possiamo vedere appunto che la revenue è cresciuta sempre in maniera esponenziale, e mentre per quanto riguarda appunto questo è il netto, quello che vedevamo prima era il lordo, il profitto netto comunque è in positivo. Anche qui dal grafico di MS Money riusciamo a vedere che gli asset totali sono cresciuti in maniera esponenziale, superando totalmente il debito totale, che è praticamente irrisorio rispetto a quelli che sono appunto gli asset dell'azienda. Se andiamo a vedere anche quello che è il cash flow, possiamo andare a controllare che quello operativo è in crescita, quello degli investimenti invece è in calo, e quello invece dovuto ai finanziamenti, anche dopo un picco nel 2018, è ritornato di nuovo a scendere. Perché la reputo un'azienda molto interessante? La reputo un'azienda interessante perché ovviamente io amo molto quelle aziende che hanno pochissimo debito e che hanno delle forti prospettive di crescita in ambito tecnologico, che è un po' il settore che mi piace tantissimo. Anche se puoi capire che non mi concentro solo sul settore tecnologico, se vai a guardare il mio portafoglio anche su 13212 noterai che ci sono anche delle aziende che non c'entrano assolutamente niente con l'ambito tecnologico. Un'azienda giovane per investitori molto probabilmente giovani che cercano e sperano di trovare un loro interesse è la possibilità di crescita anche dal punto di vista economico e finanziario investendo appunto in Huya. Adesso andiamo via dal computer perché mi sto rincoglionendo. Adesso andiamo via dal computer perché mi sto un po' rintronando con questo gaming in cinese. Ci vediamo per le conclusioni. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questo video e anche di questa ultima piccola finestra su un titolo, quello di Huya. Azienda che reputo molto ma molto interessante e con, secondo me, delle ottime prospettive di crescita. Comunque, fammi sapere per cortesia la tua opinione in merito a Huya, perché è un titolo che è, rispetto ad altri titoli cinesi, come ad esempio gli altri giganti come Alibaba o Tencent o JD, un po' meno sulla bocca di tutti. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, ti chiedo per cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto, nella sezione apposita, per aprire un dibattito in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, ti ricordo che l'algoritmo di YouTube è molto sollecitato dal fatto che se tu vai a cliccare e distruggere il pollice su, a cliccare la campanella delle notifiche e a iscriverti al canale se non sei già iscritto. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!